Per Claudio Pea l'amore sarà la Juventus. Beh, certo, l'ho fatta apposta, no? Dai! Claudio Pea, buonasera a te! Come tutti i grandi amori, in questi momenti la odio. Senti, com'è andata con questa Pearl Harbor dello Juventus Stadium contro il Verona? È stata... Ti piace Pearl Harbor? Sì, non è male. Ma il maestro quando va in ripetizione? Avevo fatto l'ognori. Ma sotto i baffi avevo riso. Signori, prima al telefono Claudio Pea me ne ha dette di tutti i colori contro Pirlo, contro Andrea Agnelli, contro Paratici. Lo possiamo ripetere ovviamente senza quel porca Pio oppure quel mannaggia la... Oh no, Claudio. Claudio, ma non è che l'enfasi. Claudio, ma non è che sto maestro c'ha qualche problema con la didattica a distanza, no? Il maestro Pirlo. Ma in queste ultime uscite mi sembra un po' più Pirla che Pirlo, perché francamente alla fine delle partite, nelle sue conferenze stampe, nelle stampa sono veramente, dice delle cose assurde. Dice che questa Juve quest'anno deve programmare il prossimo ciclo. La Juve deve fare una cosa sola, deve vincere, punto e stop. Ma sai perché deve vincere? Non perché è la più forte, perché probabilmente quest'anno non è la più forte, ma perché come dicevo e mi ero abbastanza accaldato, è una squadra che quest'anno, signor Agnelli, costa 234 milioni lordi di stipendio. E il Verona invece non so se quanto? Avete capito bene, 234 milioni lordi di stipendio, senza parlare degli allenatori, quindi compreso anche il signor Sarri, che prende 5,5 se non sbaglio, e quindi costerà 11. Se non va alla Fiorentina, anche qua mi scappa da ridere, che figurati se Sarri va alla Fiorentina, dove al massimo un allenatore lo pagano 1 milione. E deve rinunciare a 4,5 più a un eventuale premi scudetti e compagnia bella. Io dico che veramente siamo all'assurdo, e senza contare che insomma è anche abbastanza scandaloso che Pirlo al debutto prenda 1,8 milioni. Madonna mia, quanti ne prende che Gattuso? Prende 1,5 Gattuso, quindi prende più di Gattuso. Claudio, ma non è che mi stai... C'è qualcosa che non funziona. E allora, di fronte a una squadra che costa questa barca di soldi, costruita malissimo da Paratici, lo sostengo tutti i lunedì, lo ripeterò per tutti i lunedì finché non lo vedo alla porta, questa squadra qua non può essere provvisoria, programmata. Quando ieri ha giocato, ripeto, con il Verona, il quale Verona ha un tetto di stipendi lordi di 24 milioni. Meno di quanto guadagna Ronaldo. Meno di quanto guadagna netto Ronaldo. Perché lordo Ronaldo era 62, quindi vuol dire che praticamente il Verona può giocare due campionati, e nel primo tempo sembrava che il Verona fosse la Juve. Insomma, siamo veramente fuori dalla testa. Adesso mi dicono che domani, dopodomani, dobbiamo giocare col Barcellona, ma la Juve, lo ripeto, cosa ci va a fare in Coppa dei Campioni con questa squadra, con questo centrocampo? Lo so anch'io che ha 5 punte di valore, ma più di 3 non si può giocare, o al massimo 4 se sei pazzo come Gattuso. Comprate il centrocampo del Verona. Il centrocampo del Verona è più forte di quello della Juve, quello almeno di ieri sera, perché Arthur è più lento di Escargot. chi è Escargot? Il nostro francesino, Rabiot. Il francese che guadagna netti 7 milioni più 1,5 alla mamma. Claudio, ma non è che mi stai rimpiangendo? Sto scherzando, perché la mamma è il suo procuratore, no? O procuratrice. Claudio, aspetta, Francesco ti vuole chiedere una cosa importante. Non è che mi stai rimpiangendo il benzinaio? No, quello mai. No, quello mai, anzi, spero di andarlo a salutare un giorno e di fare un brindisi con lui, perché il colpo che ha fatto lui, ragazzi. Ha vinto addirittura anche lo scudetto giocando così male. Però lui c'è riuscito, c'è qualcuno qui dalle nostre parti che già comincia a dire... Ma la Juve ci riesce da 9 anni, tesoro mio. La Juve ci riesce da 9 anni. Speriamo che ci riesca anche Pirlo, allora. Ci è riuscito anche Sarri.
No, deve riuscirci Pirlo, non è un fatto, deve riuscirci, perché è costata talmente tanto la Juve che non può non vincere lo scudetto. Rinuncia alla Coppa, rinuncia alla Champions, perché tanto quella è maledetta e non ha una squadra per vincere la Champions. Claudio Pea, sai da chi ti faccio salutare adesso? Da un grande mister, Alberto Cavasin. Buonasera, buonasera. Mister. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Il mio grande giovane amico. Alberto, come ciao, stai ciao, innanzitutto? Alberto. Che fine hai tutto fatto? Bene, non ti ho più visto, più sentito. Che fine hai fatto? No, mi sono un po' così eclissato, però dai, sono vivo e vegeto, sto bene, sono tutto a posto, tutto regolare. Io ho sempre pensato, perché ci conosciamo da parecchi anni, ancora quando eri giocatore brillante alla SPAL all'inizio degli anni Ottanta, io lavoravo, ero alle prime uscite come inviato per Il Giorno. Ho sempre pensato che eri una persona troppo intelligente per giocare a calcio, però bellissima questa. E anche per fare allenatore, perché eri bravo a fare anche allenatore, ma in questo mondo qua bisogna essere un po' più testoni, credo, o no? No, no, ci stiamo, se ci vogliamo stare, ci stiamo, non è un problema, anzi. Per me, però dimmi la verità, quando guardi Pirlo, se ti dà che è il grande giocatore che è, non ti dà l'idea che non sia molto sveglio quando parla? No. Dai, ridiamoci un po' sopra, sai che si è fatto sato. No, questo no, beh. Però mister, il nostro è un programma satirico, Quando lo intervistavo, lo prendevo sonno, come ieri sera, uguale. Io ad Alberto Cavasin più che altro vorrei chiedere che impressione ha di questo Napoli di Gattuso, se secondo Alberto Cavasin è effettivamente una squadra che può lottare, visto che comunque ha fatto 4 vittorie in 4 partite al netto di quello che è accaduto con la Juventus per lo scudetto. Ma sono 3 anni che il Napoli, 4 anni che il Napoli arriva al secondo, a parte l'anno scorso che ha avuto delle traversie particolari, no, di gruppo, però ogni anno costruisce la squadra per vincerlo e arriva sempre lì, qualche anno fa con la Juve che era imbattibile, adesso è una Juve che ha qualche problema da risolvere, l'anno scorso aveva dei problemi tra l'allenatore e la squadra che non si erano integrati e quindi c'è possibilità, ma il Napoli è sempre stato, io lo davo quando è arrivato Ancelotti, ho detto beh adesso è proprio impossibile che non vinca, perché mamma, stivo molto Ancelotti e vedevo il connubio carattere di Ancelotti con l'ambiente e la squadra era fortissima, la squadra è sempre stata forte e quindi quest'anno che è un campionato che non ha padrone e tutti tentennano, tutti hanno qualche problema da sistemare e c'è la possibilità per il Napoli di inserirsi, la possibilità, perché è una squadra forte, un organico forte, l'allenatore, vedo un Napoli che dove sbandava gli altri anni, che dopo magari una serie di vittorie, no, poi magari aveva sbandava qualcosa su qualche partita. Beh, è sbandato in Coppa. Ma con il Mastino che c'è in panchina, le sbandate sono possibili. Bisogna vedere quali sono gli obiettivi. Io credo che il Napoli come obiettivo abbia e debba avere lo scudetto più che la Coppa. La Coppa se la giochino pure l'Atalanta o compagnia bella, insomma, che devono far bella figura, ma credo che il Napoli possa fare, se avanti alla Juve, avendo perso a tavolino 3-0 quella partita, avendo avuto si gioca quella partita, Claudio, si gioca, stai ma tranquillo, certo che si gioca, non si sa quando, probabilmente dal prossimo Ferragosto, però non ci sono date, quindi si giocherà a Ferragosto, ma andando avanti così credo che il campionato non possa andare avanti. Claudio, volevo sollecitarvi su un argomento che è molto sensibile in questo momento, perché qualche giorno fa il grande Pelé ha compiuto 80 anni. Volevo chiedere prima ad Alberto Cavasin e poi a Claudio. Scusa, non ho capito il nome. Pelé.
Pelé. Il grande Pelé ha compiuto 80 anni. Volevo chiedere ad Alberto Cavasin prima e a Claudio Pea poi. Ad Alberto Cavasin prima, perché naturalmente quando giocava con il Bari e con il Cesena ha avuto modo di marcare anche Maradona. Volevo chiedere qual è il suo punto di vista su questa annosa questione. Più forte Maradona, più forte Pelé? C'è qualche altro calciatore che magari nel corso degli anni si è inserito, o magari in precedenza, se penso a Di Stefano? Qual è il punto di vista di Alberto Cavasin? Beh, io Pelé non l'ho visto, l'ho visto in televisione. Chi ha visto, io ho parlato con degli addetti ai lavori importanti che hanno visto sia Pelé sia Maradona e hanno detto Pelé. Io vedendolo in televisione non posso fare questa comparazione. Io ho marcato Maradona e non ho le parole per far capire alle persone cos'era Maradona. Io ho marcato tutti di quel periodo lì, quindi i più forti. Zico, Platini. Ma tutti, sì. I Viali stesso, Giordano. Giordano è un fenomeno, non è che... Certo, Zico, cioè Van Basten, cioè tutte cose che in quel momento erano... Il top mondiale, no? Sì, veramente. Però Maradona è una cosa che uno non può raccontare. Maradona... al di là che io non lo prendevo, ma il miglior difensore di quel momento al mondo era Gentile, e non l'ha preso neanche lui, perché gli ha spaccato la maglia, quindi, perché così lo prendeva, così lo prendono tutti, no, a picchiarlo. Però io non sono riuscito neanche a picchiarlo. La differenza tra me e Gentile è che lui mi ha regalato la maglia di Maradona. Che Gentile è riuscito a picchiarlo, perché allora si chiama. Io mi ero preparato tutta, è la verità questa, cioè io mi ero preparato tutta la settimana quando ero a Bari, che dovevamo salvarci e lui doveva andare ai mondiali, mi ero fatto insegnare anche qualche parola della sua lingua, cioè io lì ho imparato, dico de puta per esempio, no? Io oltre a picchiarlo, perché allora ci si preparava anche a picchiare, perché certo, si giocava così. Cioè, era proprio un altro calcio, sì. Gli arbitri ammonivano anche molto di meno, no? Sì, no? Non ammonivo, insomma, era normale. Prova a spiegare la lingua che aveva Roberto Bettega di campo. Offendeva tutti Roberto Bettega. Lì è picchiato. L'attaccante che gli attaccanti devono stare attenti, perché l'ultima parola ce l'avevano più i difensori, no? Certo, però certo. Sì, però picchiavano tutti. Potrei fare, adesso non voglio fare nomi, perché poi magari, perché era normale, quindi, perché si dovevano difendere, ma più delle volte picchiavano loro. Per esempio, uno andava a giocare a Milano, trovavi l'attaccante che era a San Siro e ti menava, cioè lui ti dava le gomitate. Non c'era nemmeno il VAR all'epoca, quindi c'era anche meno controllo da questo punto di vista. Erano attrezzati, certo. Ma i giocatori a giocare nazionale, io, Vialli era bravissimo lui a colpire. Finta indietro, gomitata sullo stomaco e passo in avanti, o lungo con Mancini che gli metteva palla sulla corsa, e tu stavi lì, facevi così, stomaco pieno. Bettega era un altro che si alzava, ti dava una gomitata, non sapevi da che, cioè ti svegliavi, perché svegliavi dopo due minuti. Mister, noi la ringraziamo per essere stato con noi, grazie per il suo prezioso contributo. Ciao Claudio, grazie a voi. Ciao, bene, Alberto. Ciao, grazie. Alla prossima, mister, un abbraccio. E allora, per concludere con Claudio Pea, diamo diritto di replica per Cavasin, che non ha visto dal vivo Pelé, ma lo ha visto in TV. Maradona ha un suo perché di indescrivibile, quindi per lui a sensazione è stato il più grande di tutti. Per te invece, Claudio? No, io amo Maradona, tu lo sai. Certo. Amo il giocatore, perché ha fatto delle cose straordinarie, l'ho visto... Ma soprattutto amo l'uomo, che era molto debole ma era anche molto generoso. Io l'ho intervistato a quattro occhi almeno 4 o 5 volte, e ogni volta arrivava magari con qualche minuto di ritardo, ma arrivava sempre. Uh-huh. Tutti quelli che gli chiedevano di poter parlare, lui era sempre disponibile. Era un ragazzo che diceva abbastanza la verità, e questo è già una cosa incredibile nel mondo del calcio. E poi giocava a calcio in maniera straordinaria. Però Pelé,
dispiace, ma io l'ho visto giocare una volta anche a San Siro. Trapattoni non gli fece toccare palla, perse 3-0, ma aveva una personalità, era il calcio. Io mi sono innamorato del calcio grazie a Pelé e a un altro che si chiama Omar Sivori, che poi ho avuto la fortuna di conoscere anche molto personalmente. Ti sei ripreso un attimino, perché Omar Sivori, ringraziando il Dio, ha giocato anche a Napoli. Certo, certo, quando aveva un po' di pancetta, però era sempre lui. Insieme con José Altafini. E il Cabezon, sì, certo, certo. E con il tuo amico Bruno Pesaula. Era un giocatore che se me lo offendevano gli saltavo la gola. come vorrei fare adesso con Paratici, perché, ripeto, mi ha fatto una squadra spaventosa, piena di doppioni a casaccio, che neanche mio figlio riuscirebbe a fare, ubriaco fradicio. Claudio, ti ringraziamo per essere stato grazie, con noi. Claudio. Un abbraccio a te, a lunedì prossimo. Grazie. Salutiamo Claudio Pea, ringraziamo di nuovo il grande Alberto Cavasin. Andiamo in pubblicità.